Ci spiega cosa andranno a fare le persone che oggi ricevono questo attestato per tutor dei minori stranieri non accompagnati? Cercheranno di coinvolgere questi ragazzi nel nostro territorio per un'integrazione giuridica chiaramente e anche sociale soprattutto. Non è né un affido né un'adozione perché i ragazzi rimarranno nelle loro strutture, ma eseguire questi ragazzi che molte volte stanno nel nostro territorio senza poter avere un'opportunità di integrazione sociale. Individuare con rapidità un adulto responsabile per uno o più minori in una condizione di particolare vulnerabilità significa recuperare la possibilità di sana crescita di quel minore e quindi tutelare un interesse che è della comunità e non è soltanto suo. Io sono una sociologa politica. Faccio il coordinatore di una casa famiglia per minorenni. Io sono psicologa. Io sono un avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione. Perché ha deciso di diventare tutor per un minore straniero? È diciamo un po' una follia, fondamentalmente per dare una mano, perché credo che comunque ognuno di noi ci deve mettere qualcosa. Ho colto l'occasione per ampliare la mia conoscenza sia a livello professionale ma anche a livello personale. Secondo me questa delle migrazioni è il grande momento storico, è la nostra epoca. E voglio esserci dentro, voglio contribuire, voglio far parte di questa storia, spero bene. Mi piaceva molto l'idea di questo attivismo civico. In Italia non è più emergenziale l'arrivo di questi ragazzi, ma l'emergenza è l'integrazione. E se non gli permettiamo di tirare fuori questa potenzialità è anche una perdita per il nostro paese e va invece a contribuire a quei fenomeni di rancore che si stanno manifestando ovunque. Io ho fatto un tirocinio all'ufficio di tutela pubblica per i minori stranieri non accompagnati, oltre che i minori del territorio, e quindi avendo vissuto in prima persona anche il sovraccarico degli operatori che lavorano quotidianamente con i MISNA, ho sentito proprio il senso di doverlo fare anch'io, perché sentivo che quei minori avevano bisogno di persone che si dedicassero esclusivamente a loro. Loro vengono qui soli, vulnerabili, vittime, spesso vittime di tratta, di abuso, e quindi hanno bisogno di essere ascoltati, di essere seguiti, di sapere che c'è qualcuno cui fidarsi e cui affidarsi soprattutto. Solo nel Lazio abbiamo più di 1000 ragazzi, la maggior parte stanno nel comune di Roma. I tutori che fino ad oggi hanno fatto istanza, hanno partecipato all'avviso pubblico, sono circa 700, ma l'avviso è aperto e possono partecipare in qualsiasi momento. È una risposta massiccia, autentica, qualitativamente importante della cittadinanza privata, che costituisce un momento di recupero di quei valori della Costituzione che chiede a tutti i cittadini di svolgere un'attività in modo che sia utile a tutta la comunità. Credo che il territorio romano offrirà l'esempio di questa capacità. Può sembrare strano in questo periodo in cui dei migranti si parla spesso con connotazione negativa, che delle persone invece sottraggano del loro tempo per un impegno del genere volontario. La risposta pubblica che c'è stata è un segno del fatto che l'Italia non è fatta solo di elementi distruttivi, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione. Poi altro elemento è la legge che mette tutti allo stesso piano. Alla fine questa figura è prevista per i ragazzini, sono minori, poi immigrati o non immigrati importa poco. Anche se è un impegno sottrarre tempo. Io comunque ho già delle figlie, un lavoro, quindi credo che dove c'è volontà il tempo si trovi, insomma, per dare una mano si può trovare. Io nel mio lavoro sono già abituato a lavorare tanto. Ho nella mia indole l'istinto di aiutare gli altri, quindi per me non sarebbe tra virgolette un sacrificio, ma fa parte proprio del mio carattere, del mio modo di essere. Ma non è sottrarre, è un'aggiunta, cioè un arricchimento secondo me, una cosa che ci porta ricchezza, ci porta varietà, ci porta a conoscere i futuri italiani.